Ha viaggiato per due volte nello spazio, a bordo dello Space Shuttle. Nel 2001 è stato il primo europeo a visitare la Stazione Spaziale Internazionale. L'astronauta Umberto Guidoni ha vissuto delle esperienze straordinarie e, come dice nel suo ultimo libro, ha sperimentato la vertigine del limite. Quali sono i limiti che bisogna superare per andare nello spazio? Beh, certamente un'avventura nello spazio è andare oltre i limiti del pianeta, oltre i limiti del cielo, perché andiamo fuori dall'atmosfera, oltre anche per certi versi i limiti, diciamo, umani, perché si affrontano situazioni a cui non siamo abituati. Basti pensare al fatto che nello spazio si galleggia senza peso, quindi è una situazione in cui il corpo umano si deve riadattare, e la sfida, secondo me, ancora più difficile è quella di immaginare che sei andato oltre il mondo abitato da tutta l'umanità, e quindi lo riesci a vedere dal di fuori e vedi un pianeta su cui viaggia tutta l'umanità. Quale emozione si prova a guardare la Terra da così lontano? Sì, guardando la Terra, diciamo, la prima emozione è bella, è veramente un gioiello incastonato in un grandissimo sfondo nero. Poi però, guardando meglio, si vede la fragilità, si vedono le ferite che l'uomo ha inferto a questo pianeta, gli incendi, la deforestazione, l'inquinamento. E quindi quando si torna con un'idea ancora più di attaccamento a questo pianeta che, come ho detto, è per il momento l'unica oasi abitabile che conosciamo. Lei dice che andremo oltre la Terra. Diciamo, ci stiamo avvicinando al momento in cui l'umanità probabilmente lascerà questo pianeta per avventurarsi su altri mondi. Abbiamo vissuto sulla Terra per tutta la nostra civiltà, l'evoluzione della civiltà, ma è arrivato il momento di lasciare la culla in cui l'umanità si è evoluta. E la prossima meta potrebbe essere Marte, ovviamente, di cui si parla molto in questi giorni, sia per le missioni spaziali, ma anche perché c'è stata per la prima volta l'idea lanciata da un privato di colonizzare Marte. Diciamo, se ne è sempre parlato in termini di fantascienza, ma adesso un uomo d'affari ne parla come se fosse una cosa possibile. Un viaggio nello spazio avvicina o allontana all'idea di Dio? È difficile rispondere, perché io credo che quando uno fa un'esperienza del genere, in realtà poi si porta la propria cultura, la propria convinzione anche religiosa, quindi sono certo che chi crede troverà dei motivi in più per farlo, chi non crede probabilmente altrettanto, quindi penso che l'esperienza di per sé non aggiunga nulla a quelle che sono le convinzioni. Quello che cambia invece è la prospettiva, perché appunto da una prospettiva geocentrica passiamo a una prospettiva in cui la Terra è soltanto un punto, anche se molto particolare, molto bello e unico, direi, all'interno di tantissimi altri puntini che in qualche modo definiscono l'universo.